Ultimamente le mie mattinate iniziano così, con una bella tazza di cappuccino. Mentre mi dedico ai lavori di casa, inizio un nuovo audiolibro, ovviamente di Agatha Christie. Per il momento ho semplicemente svuotato gli scatoloni di libri e riposti negli scaffali, non li ho organizzati in alcun modo. Grazie al cielo è arrivato Levi in mio soccorso per pulire casa.
A pranzo a volte mi tengo compagnia con qualche video su YouTube e, come ormai saprete, i miei canali preferiti sono diventati quelli delle ragazze coreane. Ed eccola la mia cucina, il mio nuovo posto felice in casa. L'abbiamo attesa veramente per tanto tanto tempo, ma è la nostra cucina dei sogni. Adoro tantissimo il rovere e lo specchio davanti alla cucina rende lo spazio ancora più grande. Ora che ho la cucina, posso finalmente pastrocchiare preparando un dolce. La ricetta di questo plum cake la trovate già sul blog, poi vi lascerò il link in descrizione e nelle schede. Seiri-chan, la tua amica mensile, è una raccolta di storie le cui protagoniste sono tutte donne molto diverse fra loro, in diverse situazioni, alle prese con il ciclo mestruale. L'amica è un personaggio fisico, quello che vedete in copertina, con dei tratti ben riconoscibili, non soltanto dalle donne ma anche dagli uomini. Non c'è alcun imbarazzo nel parlare del proprio ciclo, né fra donna e donna, né fra uomo e donna. E questa è la cosa che mi ha colpito di più, perché io sono stata invece cresciuta in un ambiente in cui bisognava tenere nascoste certe cose, essere discrete, dire ho le mie cose, o comunque trovare dei termini alternativi a mestruo e ciclo mestruale, anche parlando con altre donne. Qua invece la si vive in maniera molto più naturale. È un fumetto divertente, spensierato, con tante verità e forse anche qualche luogo comune, ma secondo me è una lettura necessaria per rendere questo argomento sempre meno tabù, sempre più normale, sia fra donne che anche fra uomini, senza bisogno di farlo passare per qualcosa di impuro. Oltre alla cucina ho un nuovo giocattolino, la friggitrice d'aria. Non sono una grande esperta, ma in questi giorni sto tentando di sperimentare e oggi in particolare ho voluto preparare i miei crostini preferiti. Pronti in soli 5 minuti, super croccanti.
finalmente posso passare un po' di tempo con mio fidanzato a guardarci un giorno in pretura. Spero che questo video, pur semplice, vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!